Ah, ah, ah. Benvenuti a Putignano! Io sono Farinella, la maschera tipica del carnevale di Putignano. E ora iniziamo il nostro viaggio nei segreti, nei meandri della nostra piccola cittadina. Andiamo! Correva l'anno del Signore 1394. È da allora che a Putignano il carnevale nasce, vive e non muore mai. Come una lunga storia d'amore. Sì, perché qui, in questo lembo di terra di Bari, i carri allegorici che sfilano lungo i viali della cittadina sono realizzati con carta, ferro e argilla, prodotti semplici e a basso costo. Prendete la colla. Qui è fatta a fuoco, con acqua e farina. A proposito, e Farinella? Il mio nome, Farinella, deriva da questa farina di orzo e ceci, uno sfarinato che è cotto e tostato, un alimento prelibato. Usalo col fico secco o con la verdura. Ah, di certo, con questo non avrai mai paura. Ma oggi il protagonista del nostro racconto è questo giovane ingegnere col debole per la satira e raffinata artigianalità. Come si fa a diventare maestro cartapestaio? È una grandissima gavetta, lunghissima. Io ho cominciato a 12 anni, adesso ne ho 40, quindi insomma tantissimi anni dedicati a questa grande passione. Siete in uno dei luoghi, secondo me, più belli che esistano, ricchissimo di creatività, di persone che hanno tanta voglia di costruire, che affascina quando sei piccolo e che poi ti porti avanti per tutta la vita. Lei da chi ha ricevuto gli insegnamenti giusti? Dai maestri, così come avviene in tutti i capannoni. I gruppi che costruiscono i carri allegorici sono totalmente eterogenei. Dei gruppi fanno parte ragazzini, anziani, e quindi insomma è automatico che gli anziani insegnino ai ragazzini. La caratteristica principale o le caratteristiche principali di cui deve essere in possesso un giovane aspirante maestro cartapestaio? Intanto lo studio. Insomma, io sono diventato maestro cartapestaio anche perché ho studiato tanto. Insomma, essere maestro cartapestaio non vuol dire essere soltanto un bravo artista, perché bisogna avere anche la nozione delle strutture, dei movimenti che hanno comunque una certa difficoltà, tanto quanto l'aspetto artistico. Vi presento il mio compagno, si chiama Chopin in italiano, così mi capiscono anche a Milano. Si può piangere per un carnevale? Sì, si può piangere, si può ridere, ci si può arrabbiare, insomma, il carnevale sicuramente a Putignano viene vissuto in modo passionale, con tutti, non solo con il pianto, ma con tutti i sentimenti possibili. I carri di questa edizione, spensieratezza, sì, ma anche denuncia sociale, dai bulloni invece che i denti sul carro dell'Ilva di Taranto, divoratrice di dipendenti, ai protagonisti della vita politica, fino ad entrare nella pancia dei carri, con dentro meccanismi sempre più sofisticati. Giusto il contrario della gente del carnevale, e fra loro c'è chi a volte toglie la maschera. E dietro questa maschera chi c'è? Un attore professionista, appassionato di commedia dell'arte, che, avendo studiato di qua a destra e a manca in Italia e all'estero, piace dedicare i propri studi alla maschera di Farinella, una giovanissima maschera del nostro carnevale di Putignano. Anche perché è bello il sud, perché se poi tutti vanno via qui, chi ci sta? Perché, come si dice, pur se di fronte nella vita incontreremo una difficoltà, l'ironia ci salverà! Ciao!